Siamo nella Biopiazza di Statte, si stanno celebrando i 25 anni per l'autonomia del comune statese, ma c'è un gazebo che ha un valore morale enorme, è infatti quello organizzato dal comitato per il ripristino, per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto, dell'ospedale Nord. E qui abbiamo alcuni organizzatori. Intanto presentatevi. Pulito Sebastiano, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare il dottor Abbate che è sempre attento a queste tematiche così importanti quali la salute. Ecco, poi abbiamo anche Valentina Semeraro, poi Donatello Guarnieri. Benissimo. Certamente la nostra Costituzione prevede il rispetto e la tutela della salute. Qui ormai la Giunta Emiliano, ora non vogliamo fare politica o polemica, però di fatto certe scelte hanno penalizzato il territorio. E quindi in buona sostanza il pronto soccorso del Santissima Annunziata scoppia e quindi tanti pazienti ricevono un trattamento sanitario non all'altezza, non per carenza dei medici ma appunto per sovraffollamento. Gli stessi medici lavorano in condizioni assurde, idem dicasi per i vari operatori sanitari e purtroppo accadono episodi spiacevoli di violenza, di esasperazione, di gesti di violenza da condannare che però sono frutto della cattiva organizzazione. Il vostro impegno, qui c'è un gazebo, c'è una raccolta di firme, come state procedendo? Stiamo procedendo, innanzitutto abbiamo organizzato una prima assemblea su Statte dove abbiamo convocato tutti i politici e hanno accettato il nostro invito, ahimè solo chi poteva realmente dire qualcosa su questo tema e che ci hanno messo sempre la faccia, tipo Perrini, Borraccino, quindi noi siamo apolitici e lo dimostra anche il fatto che invitiamo tutti gli schieramenti politici. A noi interessa portare avanti questa battaglia. Stiamo proseguendo, questo è il terzo giorno di raccolte firme, successivamente stiamo pensando insieme ad altri comitati promotori per la stessa questione di andare a Bari dove c'è il consiglio regionale, dove preside Emiliano, perché sta fortemente penalizzando Taranto, si parla tanto di ambiente, Emiliano certe volte sbandiera questa sua volontà di salute, di ambiente, di Ilva, tutte parole che poi non seguono ai fatti perché continua a tagliare strutture sanitarie nel Taranto. Avete chiesto un incontro con il governatore? No, ancora non l'abbiamo chiesto, però dopo questo primo step di raccolta firme dovremmo organizzare appunto una manifestazione direttamente a Bari per far sentire la voce dei cittadini e dare sostegno alla voce dei politici che comunque sostengono sia noi che altre associazioni o altri comitati, perché siamo veramente allo sbando totale a livello sanitario. C'è una grande partecipazione popolare alla petizione, ora fra un po' firmerò anch'io, proprio perché è un problema sentito, è un dovere morale sostenere questa battaglia che non è una battaglia politica ma è una battaglia di vita prima ancora che di civiltà. Esatto, io volevo solo aggiungere una cosa fondamentale per tutti, la salute è il bene di tutti, noi chiediamo i nostri diritti e il nostro ospedale Nord.